Ciao a tutti, bentornate sul canale. Io sono Irene, sono una mamma, sono infermiera, sono consulente allattamento e baby wearing, ma qua su YouTube parlo un po' di tutto che riguarda, diciamo, la mia vita, la mia maternità, genitorialità e anche un po' l'essere, diciamo, donna. In questo caso oggi vi parlo del Dyson Airwrap. Non è un video sponsorizzato, non è un prodotto che ho ricevuto gratuitamente, o meglio, io l'ho ricevuto gratuitamente, ma mi è stato regalato dal mio compagno, quindi è stato acquistato questo Dyson. È un acquisto che abbiamo fatto dopo diverse recensioni che abbiamo visto, eccetera. Questo perché io ho dei capelli, come vedete, molto fini e purtroppo con le gravidanze e l'allattamento, ma in realtà è il postparto, non è l'allattamento, i miei capelli ne hanno risentito parecchio. In più comunque sono decolorati e quindi stavo rinunciando a metterli in piega essenzialmente. Io ho un capello che è una via di mezzo, nel senso che è un mosso crespi, no, perché comunque li curo molto nei prodotti, però sono comunque non sono né lisci né ricci. Come vedete, oggi piove, quindi comunque hanno un po' questa forma. Io non volevo farvi oggi una vera e propria recensione del Dyson perché se ne vedono veramente tantissime in giro. Quindi non mi sento di usarlo da così tanto da potervi dire qualcosa in più. Quello che posso dirvi è che vi lascio al video, nel senso che dopo vedrete come ho asciugato, ho fatto la piega liscia. Calcolate che io ho un capello molto grasso dato dalla questione ormonale, perché sono incinta in questo momento e quindi ho tutto uno scompenso, e una delle cose che mi ha procurato questo scompenso ormonale è proprio un cuoio capelluto estremamente grasso. Questo cosa succede? Cioè, cosa succede? Qual è la conseguenza? È che una volta lavati i capelli, quando li asciugavo col phon o la spazzola normalmente, il giorno dopo mi svegliavo e sembrava che non li avessi lavati da una settimana, e non sto scherzando. Non lavo i capelli tutti i giorni proprio perché so che fa male al mio cuoio capelluto e so che questa è una situazione comunque transitoria che spero passi il più possibile. Ci tenevo a fare l'introduzione del video dopo avervi fatto il video, proprio perché io i capelli li ho lavati e quindi asciugati col Dyson ieri. Motivo per il quale la piega non è perfetta perché sta diluviando da 2 giorni e io ho appunto i capelli mossi, ma sono completamente felice, estrefatta, soddisfatta, non so, stupita dal fatto che comunque la situazione è completamente diversa rispetto alle altre volte. Cioè, i miei capelli hanno un giorno da quando li ho lavati, li ho messi in pieghe. Per quanto la piega, ok, non è perfetta, ma ripeto, non lo sarebbe in ogni caso col tempo che c'è, i capelli rimangono ancora tutto sommato abbastanza decenti. Cioè, tutto sommato non sono costretta a farmi la coda per uscire di casa, cosa che prima succedeva. Quindi oggi vi faccio vedere come funziona quindi il Dyson, come l'ho usato io per fare la piega liscia. Se il video vi piace, lasciate un pollice in su, lasciatemi un commento se avete qualcosa da dirmi, e per sostenere il mio canale vi chiedo di iscrivervi in modo da seguire anche i miei prossimi video. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao!